cucino. È una bella giornata di sole. Peppa gioca con i suoi amici. Guardate, è Freddy Volpe. Ciao a tutti. Ciao, ciao Freddy. Coraggio, andiamo in bici fino alla grande collina. Sì! Che mattinata, signor Volpe. Ma è pomeriggio, signor Pig. È già pomeriggio, sul serio. Il mio orologio si deve essere fermato. Io vendo orologi da polso e da muro. Vediamo che cosa mi è rimasto nel furgoncino. Uno splendido orologio a pendolo. Mi sembra un po' grandino. Ma è bello. E come vede, lo vendo in confezioni da tre. Oh! Chi ha il campanello che suona più forte? Io non ce l'ho proprio il campanello. Ma il mio papà ne avrà sicuramente uno nel furgoncino. Tre orologi convengono molto più che uno. Papà, hai un campanello per la bici, per favore? Sì, quanti ne vuoi, figliolo? Uno, me ne basta uno. Ma io li vendo in confezioni da due. Freddy Volpe adesso ha due campanelli per la bici. Fantastico! Grazie, papà! Il mio papà mi ha dato due campanelli. Sentite! Oh! Che altro ha il tuo papà nel suo furgoncino? Ha tutto quello che può servire. A che cosa giochiamo adesso? Perché non facciamo una gara di biciclette? Con in premio una grande coppa luccicante per chi vince la gara. Ma dove la possiamo trovare, una coppa? Già, dove la possiamo trovare, una coppa? Vedrò che cosa posso fare. Non c'è nulla di più comodo che avere una betoniera, perché nel caso papà, in cui... ce l'hai una grande coppa luccicante per il vincitore della nostra gara di corsa in bici? Dimmi una cosa, è una gara molto importante la vostra. Sì, e come, è importantissima. Questa può andare? Oh, grazie, papino! È d'oro! Quasi! È plastica dorata! Oh! Ho la coppa per il vincitore! Ed è fatta di plastica dorata, guardate! Nel furgoncino del tuo papà c'è veramente tutto quello che può servire! Sì! Dobbiamo arrivare a casa di Peppa! Pronti? Ai posti, via! Premendo questo pulsante, improvvisamente scomparirà. E premendo quest'altro, invece, potrete sentire il CD. I piccoli amici sono arrivati insieme. Siete tutti dei veri campioni. Possiamo dividerci una coppa in sei. Nel mio furgoncino c'è una coppa per ognuno di voi. Evviva! Scusi, signor Volpe, ma c'è proprio tutto nel suo furgone magazzino. Non ci credete? Per caso avrebbe un banjo per me? Con quattro o cinque corde? Non potrà avere anche un albero da frutta nel furgone. Pere o pere? Scommetto che non c'è un razzo tra tutte le sue cose. In scatole da cinque. E un pollo ce l'avrebbe. Pollo per servirti. Certo che il furgoncino del signor Volpe è magico. È un super furgoncino. Esatto, proprio così. Andiamo, Freddy, è ora di tornare a casa. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ce l'ha un castello che rimbalza là dentro? Certo. E un orto botanico? Sì, nel furgone non manca niente. Oh, ma ho esaurito il carburante. Il signor Volpe ha di tutto nel suo furgoncino, a parte il carburante. Mi sa che dovrò andare dal benzinaio a fare il pieno. Potrei rimorchiarla, ma purtroppo non ho una corda da traino. Oh, io ho un'infinità di corde. Le vendo in confezioni da cinque. Possiamo venire anche noi? Perché no? Papà Pig rimorchia il furgoncino del signor Volpe dal benzinaio. Ha 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 ha!